Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video. Prima di iniziare il video volevo parlarvi di una cosa che mi ha fatto abbastanza girare i coglioni. La cosa riguarda Goddex. Dato che lui è partito per Bangkok circa 2 settimane fa e in queste 2 settimane ha caricato video preregistrati i giorni prima di partire, che per la cronaca non solo ha fatto i video e le miniature, ma è dovuto pure andare a Milano a portare la chiavetta con i video al suo collaboratore, dato che, come ben sapete, non ha una buona connessione e quindi caricare tutti quei video in un giorno gli sarebbe venuto praticamente impossibile. Quindi ha chiesto al suo collaboratore di caricarli e tutto va bene, ok? Non esce Super Multiverse per 2 settimane, dato che lui non l'ha potuto fare, perché non è un semplice video, è un video molto più complesso. Devi scrivere il copione, devi registrare l'audio, devi mettere la facecam, devi registrare il gameplay. Tutto è un casino alla fine. C'è un lavoro complessissimo, ve lo dice uno che lavora ai What If, uno che conosce altre persone che fanno i What If e sanno pure queste persone quanto è difficile farlo. E voi direte, va bene, non sono usciti i video di Multiverse, tutto a posto, no? No! Goddex, questo martedì, stava registrando Multiverse, solo che c'è stato un piccolo problema. Si è sentito male, e non una malattia qualsiasi, un malore temporaneo. Gli si è manifestata la gastroenterite, ovvero che si è sentito male, è svenuto e si è messo praticamente un po' a vomitare. Questa cosa è abbastanza brutta. E sapete perché? Goddex vive con questa malattia da circa 10 anni e non può essere curata. Dato che non può essere curata e non c'è un modo per evitarla, quando succede, Goddex semplicemente o va all'ospedale se la cosa degenera, oppure semplicemente sta fermo e non fa niente per riposarsi, dato che non può fare altro. Goddex ha chiesto a Mino, un membro della sua crew, di fare un video dove spiega la situazione e avvisa che questa settimana non sarebbero usciti i video, compreso Multiverse. La risposta dei fan? Di alcuni fan? Pezzo di merda, devi farmi Multiverse? Figlio della merda, fai Multiverse? A me interessa solo Multiverse? Ok, ma non mi interessa che stia male, voglio Multiverse? Devi fare 3 episodi di Multiverse? Da 3 settimane che non esce, che palle? Stai mentendo, non hai più idee per Multiverse, è tutta una scusa? Non può essere che da 3 settimane non fai Multiverse? E tantissime altre cose pure più brutte. Io ragazzi, ora non capisco una cosa, ok? Una persona fa di tutto per portarvi video, se registra prima, si rompe il culo per fare video su YouTube con un'ottima qualità e voi lo ringraziate in questo modo? La cosa che mi dà fastidio è che nessuno ha compreso la situazione. Questo perché non seguono Goddex. Infatti c'è il suo gruppo Telegram dove appunto ho parlato di questa situazione e tutti quanti a dire: dai, tranquillo Jacopo, tutto bene, dai, passerà, noi stiamo tranquilli, i tuoi video li aspettiamo, ma prenditi il tuo tempo. Questo sul suo canale purtroppo non è successo e i bimbi minchia hanno rotto le palle. Perché siete bimbi minchia se fate queste cose? Perché io ve lo dico col cuore in mano, persone che hanno questo comportamento pretenzioso, che pensano che tutto gli sia dovuto, che pensano che tutto sia concesso, io queste persone le odio con tutto me stesso. E sono triste che queste persone facciano parte della mia generazione. Io non capisco cosa sia andato male con queste persone, tra virgolette, perché persone non se le siete gentaglia. Io personalmente ho ricevuto un'educazione dai miei genitori, che alla fine mi ha educato al guadagnarmi le cose, ad ottenerle con il mio lavoro e non pretendere da nessuno. Ma a quanto pare questa cosa non è successo con tutti. Niente ragazzi, morale della favola? I suoi fan non hanno capito un cazzo della situazione. Goddex, ora come ora, è all'ospedale. E spero che gli auguriate appunto di sentirsi un po' meglio, perché comunque non è una bella cosa. In questo momento magari i fan staranno rosicando perché non è uscito Super Multiverse, non capendo la gravità della situazione. Complimenti, voi sì che siete il futuro, voi sì che capite le cose, veramente. Detto questo ragazzi, vi lascio il video. Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video. Oggi andremo a vedere una mod fatta dal caro Mastaclo, che è fatta veramente veramente bene. Stiamo parlando dello stage del torneo del potere, una mod che abbiamo visto in tutte le salse, mod fatta di merda, mod fatta da schifo, ma questa volta finalmente abbiamo una mod fatta bene. Ha qualche piccolo bug grafico, aveva degli errori di traduzione e soprattutto non era abbastanza grande. Ho contattato Mastaclo, ha fissato tutto, tutto ragazzi, tutto.
Questo perché lui veramente è un modder molto bravo e molto serio. Vi lascio il suo Patreon in descrizione qualora vorreste supportarlo. Trovate varie mod molto fighe in accesso anticipato. Le rilascia pure in accesso pubblico. Però vi consiglio di supportarlo sul Patreon perché merita. Le alternative di questa mod sono 4: versione piccola, versione grande, versione piccola con i bug grafici fissati, quindi con particelle ridotte al minimo, e versione grande. Allo stesso modo della terza versione, ovvero con il bug fissato. Detto questo, andiamo a vedere insieme la mod. Come potete notare, già abbiamo il portrait che è fatto veramente bene. Il nome è tradotto bene. Lo stage purtroppo sostituisce quello del torneo tra sesto e settimo universo. Se mai dovessimo essere in grado di raggiungere stage, penso che verrà fatta una versione compatibile con questa nuova funzione. Anche se non ci spero tanto, onestamente non penso sia tanto possibile. Già notate quanto è figo? Il cielo è fedelissimo. Poi là abbiamo la cupola di Zeno. Sti figli di puttana che già mi attaccano. Cioè, guarda, 3 contro 1. Che bastardi. Che carogne, guarda, guarda, guarda. Guarda che schifo. Comunque, dai. Allora, là abbiamo il Dashinkan. Qua gli spalti. Sopra c'è pure la luce, quella là che illumina il Torneo del Potere, il mondo del nulla in generale. E poi, se non erro, c'era un'altra cosa da mostrarvi, ovvero la cupola dove ci sono Zen e le guardie. Però ci sono Zen e le guardie, là. Poi il sole, diciamo. E questo qua alla fine è lo stage, molto fedele, spettacolare, enorme, fatto abbastanza bene. L'unico problema purtroppo è che non è giocabile tutto lo stage, ma questo verrà sistemato quando si potranno modificare i file map, ma non so bene quando verrà resa possibile questa cosa. Però appena verrà reso possibile penso che ci sarà una versione 2.0 o 1.0 perché ancora in realtà è in beta. Una beta però fatta abbastanza bene. Poi guardate come è fatto, fighissimo veramente. Notate pure, cioè ora ve lo faccio vedere semmai, che non si può scendere al di fuori dell'arena. E questa cosa mi piace troppo, perché a differenza delle altre dove tu potevi tranquillamente scendere, qua no. Ovviamente qua proprio non puoi andare alla fine dell'arena. E comunque mi sembra giusto perché nell'anime non puoi uscire fuori dall'arena. Nel torneo Tenkaichi, qua su Xenoverse, non puoi, praticamente ci sono i limiti che non ti permettono di andare, diciamo, fuori dal ring, di toccare la terra del ring, come succede, diciamo, su Dragon Ball normale, nel senso che tu là non puoi toccare il terreno perché sennò vieni eliminato. Questa cosa, diciamo, che è abbastanza lore friendly, se così si può dire, però mi piace troppo. Sono quei piccoli particolari che rendono le mod migliori. Qua c'è un piccolo bug di clipping, praticamente c'è il personaggio sotto l'arena, però vabbè, dai, sono cose che succedono ancora uno stage in fase di beta. Comunque è ancora uno stage in fase di beta, quindi queste cose possono succedere tranquillamente. Non è proprio questo il problema maggiore. Anzi, forse secondo me la cosa maggiore è rendere le collisioni attive con quel pilastro, perché le collisioni non ci sono. Ed inoltre fare l'arena più grande. Questo mi sembra proprio il must, la cosa più importante. Comunque, a quanto pare sembra che abbiamo vinto. È rimasto solamente Jiren. Sì, solo Jiren è rimasto. A meno che Toppo non sia esploso. Vi sto parlando troppo presto, fantastico. Quello che faccio è gli stamina break a caso. Jiren eliminato. Vai così. Il bastardo della Nesquik è morto. No! Ancora vivo! Minchia che odio. Raga, vi giuro, sto personaggio dispo lo odio con tutto me stesso. È la versione imbruttita di Beerus praticamente. Anche se non è proprio la sua razza, però dettagli, proprio antipatia. Ed l'abbiamo eliminato. L'avevo ucciso io! Che cattiveria. Vabbè ragazzi, questo era lo stage. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Io direi che è veramente figo. E se fosse a pagamento lo pagherei di sicuro perché ne vale la pena. Comunque ragazzi, per questo video è tutto. Spero di cuore che vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti di questo fantastico stage. L'avrò detto 3000 volte, però dettagli. E niente, vi invito a lasciare mi piace, commentare il video e condividerlo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella per avere tutte le notifiche sul canale. Entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qui sotto in descrizione. E seguitemi su Instagram per avere qualche piccola notizia riguardo al canale. E niente. Noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Un saluto da Feraz, bella!